aumentano gli atti di criminalità nella capitale. Dopo la tragica vicenda di San Basilio, ora anche Balduina si è resa protagonista dell'ennesimo scippo. Un'anziana signora è stata derubata da un rapinatore che le ha strappato al collo una collana d'oro. 20 settembre, tarda mattinata, siamo in via Attilio Frigeri. Maurizio Capocci, originario di Rieti, armato di coltello, dopo aver compiuto l'atto, si è messo in fuga, ma non aveva fatto i conti con alcune coraggiose donne della zona che lo hanno inseguito e immobilizzato. Siamo andati dalla signora Marcella, una di loro, per farci raccontare cosa è accaduto. Marcella, ci vuole spiegare come si è svolta la vicenda del 20 settembre? E niente, allora abbiamo visto già da qualche giorno questo signore che si aggirava qua nei dintorni. Noi ci conosciamo un po' tutti perché poi molti ci abbiamo il cane, andiamo a spasso e ci salutiamo. L'altra mattina l'ho visto qua già alle 8:30 e ho detto: ma che strano che questo signore sta già qua. È passata una signora, sono passata io, non ha detto niente, io mi sono fermata un pochino più là e nell'altro marciapiede arrivava una signora anziana sui 70 anni e l'ho visto che lui ha attraversato velocemente. Gli ha messo un braccio al collo e gli ha strappato questa catenina. Anch'io ho attraversato velocemente e ho cominciato a strillare: fermatelo, fermatelo, è uno scippatore, è uno scippatore. Lui, preso così alla sprovvista, è inciampato, è andato per terra, si è rialzato, l'ho rimesso giù, lui si è rialzato, ha attraversato la strada e un ragazzo dall'altra parte guardava, gli ho detto: fermalo, fermalo, perché questo è uno scippatore. Nel frattempo sono uscite le signore di altri due negozi, la signora dell'ottica e dell'idraulica. E lo abbiamo placcato praticamente, messo vicino alla macchina e abbiamo chiamato la polizia. Successivamente si è scoperto che l'aggressore era armato, ma tu non hai avuto paura nel fermarlo? No, io l'ho fatto istintivamente, non ho proprio pensato che poteva avere né un coltello né una pistola e niente, quindi istintivamente ho fatto questa cosa. E poi abbiamo scoperto che aveva un coltello serramanico, quindi è stato anche un po' pericoloso, ma insomma non, lì per lì non ho pensato a niente. E quindi i cittadini sono costretti a proteggersi da soli, in pratica. Magari si cominciasse a fare tutti così, a strillare e a aiutarsi l'uno con l'altro. Questa sarebbe veramente una grande cosa. Forse ho dato prova di coraggio, ma nello stesso tempo, se tutti mi prendessero in considerazione e cominciassero tutti a fare così, purtroppo questo non accade, la gente si gira dall'altra parte e fa finta di niente, appunto perché ha paura, perché non è tutelata. Infatti si dice che vorrebbero darti un encomio al coraggio. Come ti senti ad essere al centro dell'attenzione in questo momento, dato che sei una cittadina normale, però hai fatto quest'atto coraggioso? Io mi sento normale, io penso che lo rifarei un'altra volta, non lo so, forse sì, lo rifarei un'altra volta perché è stato veramente istintivo. E allora, vabbè, vediamo un po' di aiutarci l'uno con l'altro.